Oggi è decisamente primavera. Abbiamo raccontato per il passato di bulbi, questi bulbettini che adornano il balcone, la famosa cassettina sul balcone che poi in seguito ospiterà i gerani o comunque ci sono tante bellissime alternative. Beh, allora, terminata la fioritura dei bulbi, come interveniamo per mantenere bello il balcone? Interveniamo con le piante annuali. Io tra le piante annuali prediligo sicuramente le violette cornute, che hanno un nome un po', insomma, come dire, sfortunato, però sono graziosissime. E c'è una gamma vastissima, guardate, colori i più variopinti immaginabili. Ma qual è il grande vantaggio delle violette cornute? È che la loro fioritura sarebbe iniziata già a novembre. Fioriscono durante il periodo invernale e adesso, da questo momento in avanti, la fioritura esplode fino al maggio, giugno e fino all'inizio dell'estate. Quindi è un qualcosa che riempie il balcone. Ci sono anche le panse, cioè le fiole, diciamo, quelle più dimensioni, più, io le chiamo porno viole, passatemela. E quindi, però hanno meno fioritura. Se guardate attentamente, la cornuta invece esplode, sono proprio delle vampate di fiori che aumentano con il passare delle settimane fino a diventare una vaschetta completamente fiorita. Qual è la manutenzione di queste violette per ottenere questi risultati? Sicuramente la concimazione. Concimazione è fondamentale. Diciamo che la gamma dei fertilizzanti è infinita, ma ce n'è uno in particolare che è sicuramente il migliore di tutti e si chiama Manna Special. È una cornunghia, farina d'ossa, miscelata, quindi un concime organico che dura nel tempo, che accompagna lo sviluppo delle piante durante la loro crescita. Beh, insomma, le notizie che servono per fare un bel balcone le avete avute. Poi, quando sfioriranno le nostre violette cornute, noi saremo qui a Flora Domina a raccontarvi con che cosa sostituirle. In pratica è iniziato il festival fino alla fine della stagione, quindi parliamo di ottobre-novembre, fino alla caduta delle foglie saremo qui a raccontarvi.